ogni mio ufficio verso te è fornito, né più altro mi resta a fare, se non di venire con la mia anima a fare alla tua compagnia. Donne, 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 donne.
uomini. Vi converrà di compassione avere, per ciò che da più furono coloro a quali ciò che io dirò avvenne. E con più fiero accidente che quelli dei quali è parlato. Dovete adunque sapere che, secondo che raccontano i provenzali, in Provenza furono già due nobili cavalieri, due dei quali ciascuno è castello e vassalli aveva sotto di sé. E aveva l'uno nome Messer Guglielmo Rosillo e l'altro Messer Guglielmo Guardastagno. E poiché l'uno e l'altro era prod'uomo molto nell'altro, s'amavano assai e in costume ad andare sempre ad ogni torniamento o giostra o altro fatto d'armi insieme e vestiti d'una sisa. E come che ciascun dimorasse in un suo castello e fosse l'un dall'altro lontano ben 10 miglia, pur avvenne che, avendo il Rossiglione una bellissima e vaga donna per moglie, Messer Guglielmo Guardastagno fu a divisura. Nonostante la lista e la compagnia che era tra loro, si innamorò e tanto, or con uno altro e or con uno altro fece, che la donna se ne accorse e, conoscendolo per valorosissimo cavaliere, le piacque e cominciò a porre amore a lui. Intanto che niuna cosa più che lui desiderava o amava, né altra attendeva che da lui essere richiesta. Il che non guai, stette che avvenne, e insieme furono, e una volta, e altra, amandosi forte. E men discretamente insieme usando, avvenne che il marito se ne accorse, e forte le sdegnò, intanto che il grande amore che al guardastagno portava, in mortale odio convertì. Ma meglio il seppe tener nascosto, che i due amanti non avevan saputo tenere il loro amore. E seco ti liberò del tutto di uccidere. Perché, essendo il Rossiglione in questa disposizione, sopravvenne che un gran torneamento si bandì in Francia, il quale il Rossiglione in contanello significò al guardastagno e mandogli a dire che se a lui piacesse, da lui venisse e insieme ti liberrebbero se andarvi volessero e come. Come? Il guardastagno lietissimo rispose che senza farlo il dì seguente andrebbe a cenar con lui. Il Rossiglione, udendo questo, pensò il tempo esser venuto di poterlo uccidere. E armatosi, il dì seguente con alcuno suo familiare montò a cavallo e forse un miglio fuori dal suo castello in un bosco si ripose, in agguato, donde doveva il guardastagno passare. E avendolo per buono spazio atteso, venir lo vide, disarmato, con due familiari appresso, disarmati, sì, come colui che di niente da lui si guardava. E come in quella parte il vide giunto dove voleva, fennone, e pieno di mal talento, con una lancia sopramano, gli uscì addosso gridando: traditor, tu sei morto! E così dire, e il dargli di questa lancia per lo petto, fu una cosa. Il guardastagno, senza poter alcuna difesa fare, oppur dire una parola, passato di quella lancia, cadde. E poco appresso, muore.
i suoi familiari, senza aver conosciuto chi ciò fatto sapesse. Voltate le teste dei cavalli quanto più potete, non si fuggirono verso il castello del nostro signore. Il rossiglione, smontato da cavallo, con un coltello il petto del guardastagno aperto, e con le proprie mani il cuore li trasse. E quel, fatto avviluppare in un pennoncello di lancia, comandò a tutti i suoi che ne portasse. E avendo ciascun comandato che niun fosse tanto ardito che di questo facesse parola, rimontò a cavallo. Ed essendo già notte, al suo castello se ne tornò. Nobile di Bardo, come è stata quella del cuore di un così valoroso.
lentamente morì, ma quasi tutta si disfece. Guglielmo, vedendo questo, stordì forte e parve di aver malfatto, e temendo dei paesani e del conte di Proenza, fatti sedare i cavalli, andò via. La mattina seguente, per tutta la contrada fu saputo come questa cosa era stata, perché da quelli del castello del guardastalli e da quelli del castello della donna, con grandissimo dolore e pianto, furono i due corpi ricolti, e nella chiesa del castello medesimo della donna, nella medesima sepoltura fu posti, e sopressa scritti versi significanti chi fossero quelli che dentro sepolti v'erano, e il modo e la cagione della loro morte. Dal tramurgio mai non curerò, né credo aver vaghezza. Io veggio in quella ognuna che ho rispetto, quel ben che fa contento l'intelletto. Né accidente nuovo pensier vecchio mi può privare di sì caro diletto. Qual'altro dunque piacevole oggetto potrei veder già mai che mi mettesse in cuor nuova vaghezza? Non fugge questo bene, qualor disio di mirarlo in mia consolazione. Anzi, si fa incontro al piacer mio. Tanto soave a sentire, che sermone dir non poria, né prendere intenzione d'alcun mortal giammai, che non ardesse di cotal bellezza. Ed io, che ciascun'ora più m'accendo, quanto più fiso gli occhi tengo in esso, tutta mi dona lui. Tutta mi rendo, gustando già di ciò che il m'ha promesso, e maggior gioia spero più da presso, si fatta, che giammai sì non si sentì qui di vaghezza.